ne sono andati 2 minuti e 20 secondi sul cronometro. Risultato ancora fermo sullo 0-0. Lima, il pallone per Patias al volo, palla sul fondo. Il Palaflorio è tutto esaurito, ci sono oltre 4.000 studenti delle scuole di Bari accorsi per vedere i campioni d'Europa. Come diceva Massimo Ronconi in avvio di telecronaca, la Puglia risponde sempre presente, la Puglia che ha portato benissimo alla nazionale recentemente proprio qui al Palaflorio di Bari. Gli azzurri hanno iniziato la loro lunga cavalcata che poi li ha portati a salire sul trono d'Europa, perché 2 anni e mezzo fa giocarono qui le prime 2 gare di qualificazione all'Europeo di Anversa, la terza giornata di quel girone che l'Italia ospitò nell'autunno del 2012, anzi scusate, nel marzo del 2013 si giocò ad Andria la terza partita, e invece stavolta gli azzurri per la terza giornata, anzi tutte e 4 le squadre per la terza giornata si sposteranno a Bisceglie al Paladolmen. Come detto, Italia che affronterà la Slovacchia, l'altra gara è Macedonia-Moldova. Macedonia in possesso di palla al terzo minuto di gioco con Marinho de Sousa che prova a saltare Patias, Patias lo ferma, poi serve all'indietro Mammarella che va da Lima, Lima è chiuso, non vuole buttare il pallone in fallo laterale, allontana la sfera e guadagna rimessa laterale nella metà campo della Macedonia. Qui un po' frettoloso Agusci nella marcatura di Patias, si è impaurito, ha messo fuori un pallone che poteva sicuramente gestire meglio. Non è che abbiamo approcciato benissimo la partita, siamo un po' farraginosi soprattutto nella manovra offensiva e poco attenti nella fase difensiva, ma sicuramente adesso pian piano miglioreranno le cose. Merlin va via, Marinho de Sousa, la conclusione e poi Lima spalle alla porta, non riesce nella deviazione, credo con un ginocchio ha provato addirittura a rovesciare. E Lima, palla che si è impennata, ha sorvolato la traversa di Petrovski. Ora lo stesso Lima nel cerchio di centrocampo, ferma Mizewski, poi Merlim per Ercolessi. Lima ancora con il quintetto di partenza, gli azzurri. Palla per Lima, Patias, il tiro in diagonale termina sul fondo. Ha già operato invece i primi cambi Skenderovski, il commissario tecnico della Macedonia. E cominciano i primi cambi dentro canale leggero, pronti De Luca e Calderoli, sicuramente squadra meno offensiva, non c'è il pivot di ruolo. Patias, la sponda un pochino corta per Lima che dunque viene chiuso nel fallo laterale, esce Patias, esce anche Lima, entrano De Luca e Calderoli, dunque ora 4 cambi in serie per Roberto Menichelli. La conclusione di Canal termina sul fondo, c'è stata anche deviazione e dunque ci sarà corner per gli azzurri, andrà a battere Calderoli. Sempre ben posizionati sul secondo palo, anche se finora siamo stati sfortunati nelle correzioni, però evidentemente è stata preparata bene la fase delle palle inattive da parte di Roberto Menichelli. Qua vedo Leggero che viene utilizzato come ultimo, pensavo come un giocatore che ricopre più ruoli solitamente fosse utilizzato come pivot, invece evidentemente gioca il 4-0 in questo frangente Menichelli. Sì, un autentico jolly Leggero del Pescara, che è la squadra più rappresentata, non a caso sono i campioni d'Italia. Il Pescara con ben 5 giocatori su 14 in questo main round, sono Calderoli, Leggero, Ercolessi, Capuozzo e Canal. Pallone proprio per Calderoli, De Luca all'indietro per Calderoli. Ora 3 giocatori del Pescara campione d'Italia in campo, anche se Calderoli lo scorso anno giocava nell'Acqua e Sapone. E ora è arrivato alla corte di Colini, rimessa laterale in favore della Macedonia quando siamo giunti al 5° minuto di gioco, risultato ancora fermo sullo 0-0. Petrovic alla battuta. Niente, non riusciamo a costruire bene la fase offensiva in questo momento, poi come abbiamo appena detto non disponiamo di un attaccante di ruolo, qui dobbiamo fare diversamente. Attenzione, buona qui l'idea da parte di Canal, però molto attento Torodowski ad anticipare De Luca.
Eh sì, qui la suolata di Canale per il rimorchio di De Luca, buona la chiusura del numero 11 Macedone, leggero, lo stop orientato, poi la conclusione bloccata in due tempi da Petrovski, che poi serve Todorovski per Agusci, il lancio di Agusci troppo lungo per Mizewski, che rinuncia anche ad andare sul pallone, ha di fatto buttato il pallone Agusci, rimessa laterale per l'Italia. Sì, perché abbiamo alzato la pressione adesso, probabilmente siamo senza pivot ma siamo più aggressivi nella ricerca del pallone e più pressione sul portatore di palla. Calderolli per Leggero, Canal punta Agusci, si accentra ora dal cerchio di centrocampo, lascia con la sola Calderolli che va da De Luca, già visto Leggero ma preferisce giocare di sponda con Calderolli, poi dentro per Canal che non riesce a coordinarsi per il colpo di tacco, rimessa dal fondo per Petrovski al sesto minuto di gioco. Interessante il taglio di Canal, buona anche la palla filtrante, solo che è molto difficile coordinarsi bene in quelle occasioni. Questa è una palla rubata male, però il controllo da parte di Massimo De Luca. Dunque rimessa laterale per la Macedonia. Macedonia che ha perso le ultime tre gare che ha giocato, ma le ha giocate tutte contro la Spagna, tre goleade delle Furie Rosse contro la Macedonia. L'ultimo incontro risale a un mese e mezzo fa, al 20 ottobre. 8-0 per la Spagna. L'ultimo incontro ufficiale della Macedonia proprio contro la Spagna il 21 marzo a Skopje per le qualificazioni agli europei del 2016, e anche lì successo della Spagna, però nelle precedenti quattro partite prima della sfida contro gli spagnoli la Macedonia aveva ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle precedenti quattro partite. Il pallone di Calderolli troppo lungo per De Luca, palla sul fondo. Il problema di queste partite è cercare di sbloccarle, nel momento in cui vengono sbloccate probabilmente poi riesci anche a dilagare, però in questo momento siamo un po' in difficoltà nella costruzione, loro poco pericolosi anche se per la conclusione di Marigno all'inizio ci ha messo molta paura. Calderolli lotta, conquista il pallone, forse un fallo ai danni di De Luca che si rialza. Non viene concesso vantaggio, viene sanzionato l'intervento del giocatore macedone ai danni di De Luca, dunque il primo fallo del match. E vediamo su questo calcio di punizione se riusciamo a trovare una soluzione con la palla inattiva. C'è richiesto un cambio per far entrare Patias qui al posto di Calderolli, probabilmente andrà alla conclusione il pivot azzurro. È stato il capitano macedone Leveschi a commettere fallo su Calderolli, anzi su De Luca, scusate, qui Patias alla battuta del calcio di punizione ed è proprio Leveschi ad anticipare anche il proprio portiere Petrovski e a mettere in calcio d'angolo. Rientra Calderolli, riesce Patias perché come è previsto da Massimo Ronconi era entrato il pivot dell'Italia e del Benfica solo per lo schema da punizione. Sì, tra l'altro molto molto bravi i macedoni nell'impostazione della barriera, ben posizionato sul palo il difensore è riuscito a respingere senza problemi la conclusione di Patias. Il totale nel 2015, in questo anno solare, da gennaio a oggi, la Macedonia su 10 gare ha ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ma come detto 3 di queste 4 sconfitte sono arrivate contro la Spagna, le ultime 3 gare disputate dalla nazionale macedone. Per quanto riguarda invece l'Italia, nelle ultime 7 gare 6 vittorie e un pareggio, il pareggio 23 settembre contro la Croazia in trasferta, e per il resto nel 2015 8 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte per gli azzurri. L'ultima sconfitta l'11 febbraio in Serbia, sconfitta per 5-2 contro la Serbia appunto. Ci sono però vittorie interessanti da parte della Macedonia contro il Montenegro sicuramente, insomma, poi ha lottato contro la Polonia che ci ha fatto soffrire anche a noi perdendo 3-2. Non è una squadra semplicissimo, anche se noi siamo sicuramente di un altro livello, però dobbiamo alzare il ritmo. Adesso altri 4, altro quartetto completamente diverso, per cui abbiamo già utilizzato praticamente tutti e 12 giocatori e vediamo all'opera finalmente il fenomeno Giapaviera,
fenomeno del Corigliano che, come ripetiamo, sembra dai rumors che possa finire alla Cogianco o Genzano. Un po' alla russa questo, queste sostituzioni di Menichelli, no? Esattamente, questo è un metodo che è stato inventato dalla Russia, attenzione, nel 99 durante gli europei, e poi dopo fu utilizzato dalla Dina Mosca che vinse praticamente tutto. Questo è un metodo di far giocare per 3 minuti circa, 2 e mezzo, 3, a quartetti, e farli allenare proprio come se fossero delle squadre diverse, in maniera da trovare l'amalgama giusta. Russia che peraltro è vice campione d'Europa, avendo perso proprio la finale di Anversa 3-1 contro gli azzurri. Azzurri che oltre ad essere campioni d'Europa sono sul podio anche al mondiale, nell'ultimo mondiale in Thailandia nel 2012, si sono classificati al terzo posto alle spalle di Brasile e Spagna, e dunque se dovessero riuscire a migliorare quel risultato arriverebbero in finale in Colombia, quello l'obiettivo degli azzurri. Certo non sarà facile, bisognerà prima qualificarsi, prima vincendo questo main round e poi anche lo spareggio. Però vedo, insomma, è attento a quello che succede, attento, già Pavira, conclusione, guadagna un angolo, è attento a quello che succede in campionato, alle novità, Roberto Menichelli, convocato anche Cesaroni dell'Acquestapone, che è un giocatore molto interessante che probabilmente comincia a far parte del giro della nazionale, ci sono dei giocatori in crescita. Vieira con il tacco, la parata facile da parte di Petroschi, non è riuscito a imprimere la giusta forza al pallone Vieira, qui di controbalzo la presa al volo di Mammarella che poi serve proprio Giapa Vieira, il pallone giocato da Giasson e Murilo Ferreira, ancora Murilo per Sergio Romano, altro campione d'Europa, così come Murilo che riceve ora il pallone, va da Vieira, ancora Romano, l'apertura per Giasson sulla parallela per Murilo con un tunnel ai danni di Agusci, serve Giasson e poi il tapin vincente di Romano dopo la parata di Petroschi sul tiro di Giasson al 9° minuto di gioco, dopo 8 minuti e 52 secondi l'Italia sblocca il risultato con Romano. E sono contento per Sergio Romano, un periodo difficile con l'Asti che non riusciva a vincere, lui ha sofferto molto questo gol, probabilmente è una liberazione, è stato bravo qui a seguire l'azione, Giasson si è inserito bene, stop orientato e poi grande puntata, Petroschi non è riuscito a respingere lateralmente, è arrivato Sergio Romano e ha messo dentro, ed è questo un vantaggio alla fine meritato da parte dell'Italia, perché i macedoni stanno facendo davvero poco e probabilmente si potrebbe aprire la partita con questa rete. Dunque l'Italia sblocca il risultato con Sergio Romano, ora in possesso di palla, ricevuto da Giasson, proprio sull'asse Giasson e Romano è arrivato il vantaggio degli azzurri sulla conclusione di Romano. Petroschi non ha potuto bloccare, ora è bravo il portiere della Macedonia a deviare in calcio d'angolo, il sinistro velenoso, angolato, raso terra da parte di Murilo Ferreira. Già Paviera però deve essere un po' più sfrontato, è un po' timido, attenzione, gioca diversamente con il Cogliano, è uno che si assume le sue responsabilità, tenta la giocata, tenta il dribbling, qui sta giocando in maniera scolastica, mi piacerebbe vederlo sfrontato come nel Cogliano, anche perché ha i mezzi per poter dribblare e andare a rete anche in queste partite internazionali. Il 14° gol in 85 presenze in azzurro per Sergio Romano dell'Asti. Romano, 28 anni compiuti il 28 settembre scorso. Rimessa laterale in favore degli azzurri, va ancora Murilo Ferreira per Giasson. Romano si fa vedere Vieira, Romano preferisce lasciare a Giasson. Ora per Vieira, di prima molto bene per Romano. All'indietro per Murilo Ferreira, Giasson, Romano di prima per Giapa Vieira, viene incontro, lavora il pallone, lo serve all'indietro ancora Giasson, fa circolare bene ora il pallone l'Italia, Giasson, Romano, non affondano gli azzurri ma un buon possesso palla, veloce qui prova Vieira per Romano che però era venuto incontro, allora recupera palla la Macedonia. Sì, finalmente abbiamo velocizzato il giro palla e adesso
sicuramente loro andranno molto più in difficoltà perché la difesa perde equilibrio, tanto è pronto il quartetto iniziale a rientrare. Però devo essere sincero, questo quartetto ha fatto davvero bene, molto bene. E non a caso ha sbloccato il risultato. Si attarda un po' nel cambio Murilo Ferreira. E dunque Merlim riceve da Ercolessi, torna ancora da Ercolessi. Palla per Lima a Patias. Patias che non è andato ad Anversa perché non era in perfette condizioni fisiche, pure facendo parte del gruppo azzurro. Stessa cosa è successa per il mondiale in Thailandia, uguale, proprio all'ultimo aveva un infortunio, ha saltato mondiali europei ed era probabilmente un giocatore fondamentale per l'Italia, anche se poi in quell'occasione noi abbiamo trovato un fortino straordinario, fortino che è diventato scarpa d'argento ai mondiali. Una scarpa d'oro morale, ricordiamo, perché il capocannoniere è stato Eder Lima della Russia, che però ha realizzato quasi tutti i gol contro le isole Salomone, insomma. Sì, infatti lui è vincitore morale, fece un grandissimo mondiale. Fortino, insomma, adesso infortunio non gravissimo, speriamo che possa essere dei nostri agli europei, dove abbiamo bisogno dei suoi gol. Palla per Ercolessi, deviata ancora in fallo laterale, dunque sfortunato Patias, ha saltato gli ultimi mondiali degli europei per infortunio, un po' la stessa sorte che capitò nel calcio a 11 ad Angelo Peruzzi, anche lui sfortunatissimo quando si arrivava alle fasi finali delle grandi manifestazioni europee e mondiali, subiva sempre degli infortuni che lo costringevano poi a saltare quelle manifestazioni. Qui il pallone respinto da Petrovski sulla conclusione del capitano degli azzurri Lima. Ancora una volta si era liberato benissimo sullo schema, ha calciato con poca forza, ha cercato più la precisione con l'interno destro Lima, però bella giocata da parte degli azzurri. Palla giocata ora da Lima per Ercolessi, l'uscita da parte di Petrovski. Ercolessi ancora, ha puntato Agusci, lascia scorrere Lima per Patias, Merlim, Patias, Lima, la conclusione di Ercolessi, palla sul fondo al 13° minuto e c'è time out chiesto da Vasil Skenderovski. Noi ovviamente andiamo a sentire Roberto Menichelli. A lavorare, il ritmo va tenuto alto, loro non devono prendere mai campo, dovete fare attenzione a una cosa, manovra paziente, passaggi spinti, attenzione che loro qualche volta risalgono, voi non ve l'aspettate, vi mettono un piede sulla trasmissione e vi portano via la palla, il pericolo è il contropiede, non lo possiamo prendere. A riguardo, quando battiamo il laterale, attenzione a chi batte, desse un po' di copertura, e gli angoli, quelli tirati dentro, vanno tutti tirati forte in area di rigore, perché se ci mettono un piede sopra parte da gli attaccanti. Stefano, per evitare il contropiede siamo sempre un po' più su, tenete su il ritmo ragazzi, Patias dai un pochino di profondità in più, e sulla giocata in esterno di Patias, Marco, che sei l'unico piede sinistro qui, appoggiati per il tiro. Time out che non era chiesto a lui, si vedeva, insomma, ha dato delle indicazioni abbastanza chiare e semplici, stiamo facendo un po' quello che vuole lui, non vuole rischiare molto, lo stiamo facendo, non dobbiamo concedere assolutamente il contropiede perché il rischio è quello, e dobbiamo alzare il ritmo, soprattutto alzare il ritmo della giocata e accompagnare un po' l'azione offensiva con più uomini. Messa battuta dalla Macedonia che ora lavora il pallone con Mizevski, il lancio poi di Agusci direttamente sul fondo dall'altra parte, controlla il pallone Mammarella che poi rimette con le mani per il capitano Lima.
dovremmo cercare di isolare un po' Merlin nell'uno contro uno in parallela. Ci è riuscito all'inizio della partita, ha fatto un paio di giocate interessanti, anche perché da quella mattonella diventa immarcabile Merlin e può diventare devastante. Patias con il tacco per Lima, all'indietro per Ercolessi, di prima per Merlin. Lima tocca ancora per Ercolessi. Proprio quell'errore non voleva Menichelli, la palla la vuole spinta perché non vuole essere intercettato nella trasmissione della palla, che è una delle situazioni più pericolose che ci possono essere. Lima, la conclusione murata, Ercolessi, ancora Merlin, Patias. C'è un solo precedente tra Italia e Macedonia, risale al 27 gennaio del 2004, dunque quasi 12 anni fa. Qualificazioni all'Europeo del 2005, l'Italia vinse per 5-0 contro la Macedonia, si giocò a Sarajevo. Qui l'azione è molto bella, purtroppo Patias non ha capito le intenzioni di Lima, che aveva fatto una gran giocata. Palla giocata ora da Todorovski, quindi Petrovic, Mizevski va via, Levski, subisce fallo da parte di Lima, il primo fallo degli azzurri, arriva al 14° minuto del primo tempo e c'è anche cartellino giallo per Lima. Giusto, perché è stato un fallo tattico, c'era stato l'errore, avevamo lasciato campo aperto, stava involando verso la porta, qui lo vediamo, vince il rimpallo, Lima commette un fallo, un palla lontana tra l'altro, ci sta tutto il cartellino giallo, fallo onesto, necessario, perché eravamo in grande difficoltà. Viene asciugato il parquet del Palaflorio. Calcio di punizione in favore della Macedonia, l'Italia in vantaggio per 1-0, il gol dopo 8 minuti e 52 secondi di Sergio Romano. Sono Petrovic e Marinho de Souza sul pallone, si allontana Petrovic, Marinho, la conclusione respinta da Patias, poi lo stesso Marinho all'indietro per Petrovski, il rinvio direttamente nel fallo laterale del portiere macedone. Un po' pretenziosa questa conclusione di Marinho, la punizione a giro da 15 metri con un portiere come Mammarella difficilmente riesci ad andare a dama. Adesso ha mischiato i quartetti, ha messo dentro Canal nel terzo quartetto praticamente con Giapa Pivo, vediamo Giapa per Murillo, la conclusione murata, può ripartire la Macedonia, il pallone lavorato da Petrovic, fermato Canal, c'è spazio, la conclusione è parata, poi Canal va a vuoto con il sinistro, allora va in contropiede la Macedonia, ma è schierata la nazionale campione d'Europa, Romano, qui affonda un po' il tackle, si continua a giocare, palla giocata da Petrovic all'indietro per Marinho, quindi Todorovski punta Romano, se ne va, la conclusione sul primo palo bloccata da Mammarella che poi mette in moto Murillo. Da segnalare però l'intervento di Romano, perché aveva perso completamente la posizione Murillo Ferreira ed era un'azione molto pericolosa. Lui, il primo intervento è stato un intervento eccezionale dal punto di vista difensivo, poi ha tentato anche di carpire il pallone dai piedi all'avversario, non c'è riuscito. Murillo punta Marinho de Souza, poi prova ad andare dall'altra parte da Vieira, c'è l'intercetto di Petrovic e la parata di Petrovski. Ora Marinho de Souza all'indietro per Levski, Marinho, palla per Petrovic, sempre Marinho, prova a tornare da Petrovic, di testa all'indietro, palla arpionata con un colpo di tacco acrobatico da Canal, ancora Canal sull'out di sinistra, va dall'altra parte per Romano, il controllo orientato, Romano vuole la conclusione con il destro, palla sul fondo, 16° minuto del primo tempo, inquadrato Sergio Romano, Italia sempre in vantaggio 1-0. Stiamo rivedendo con Vincenzo Belli il replay di questa iniziativa di Romano. Ha trovato fiducia, il gol gli ha dato fiducia, sta giocando veramente un'ottima partita Sergio Romano, qui l'uno contro uno e poi la conclusione non precisa, ma sicuramente è tra i più attivi della squadra azzurra Sergio Romano.
Mammarella è andata a recuperare il pallone, ma la rimessa laterale la batterà Murillo Ferreira, che deve arretrare il punto di battuta del pallo laterale. Romano ora per Canal, palla a Canal, all'indietro ancora per Romano, Murillo, ora Murillo, palla intercettata da Agusci, Gligorov, quindi Petrovic, Vieira lo ferma in pallo laterale, proprio Petrovic alla battuta, mentre esce Marinho, entra al suo posto Leovski. Bene qui il raddoppio verticale da parte degli azzurri del duo Romano Giapa Vieira. Anche qui Giapa riesce a mettere pressione su Petrovic, quest'ultimo mette il pallone in fallo laterale. Dobbiamo rialzare il ritmo, cosa che avevamo fatto per qualche istante a metà partita, invece adesso abbiamo riabbassato il giro palla e loro, per loro è più semplice difendere. Romano recupera palla, Vieira fermato da Agusci, Agusci non vuole buttare il pallone, lo recupera l'Italia, Giapa Vieira per Romano che va sul secondo palo dove non c'era Canal, dunque rimessa laterale in favore della Macedonia al 17° minuto. Vedi, questo, proprio questo che dicevo io, ci vuole un po' più di personalità per Giapa Vieira, probabilmente a Cogliano lì avrebbe affondato il colpo, sarebbe andato a calciare con lì col destro, invece qui ha preferito scaricare il pallone, deve giocare con più personalità e soprattutto meno timidezza, un pizzico di sana spavalderia in più, esattamente quello che lui ha a Cogliano dove si sente il leader della squadra, qua probabilmente si sente l'ultimo arrivato e gioca in maniera scolastica, lui è un giocatore che deve fare la differenza. Ha realizzato uno dei più bei gol di questo campionato, Giapa Vieira contro la Lazio, un'azione personale strepitosa alla palabrillia di Corigliano in inferiorità numerica, esatto, con il Corigliano in inferiorità numerica in quel momento per un'espulsione, se non ricordo male, di Schiavelli. Fatto sta che insomma Vieira realizzò un gol strepitoso saltando praticamente tutto il quintetto della Lazio, compreso il portiere. Qui calcio d'angolo per la Macedonia, palla al centro, Murillo allontana, attenzione qua a questi tagli, molto pericoloso, bene la difesa azzurra, molto attenta, fino adesso abbiamo sofferto davvero poco se togliamo quella conclusione di Marinho de Sousa all'inizio. Palla giocata ancora dalla Macedonia, Leovski costretto dal pressing di Murillo a rifugiarsi da Petrovski. Agusci ora, palla tenuta in campo da Ismaili, però la rimessa laterale è per gli azzurri. Era stato espulso Dentini in quel Corigliano Lazio, turno infrasettimanale, settima giornata, gara terminata 6-6, e con l'espulsione di Dentini Vieira realizzò il gol del momentaneo 5-5, poi la gara terminò 6-6 con 4 gol e mezzo di Vieira, autore di un poker. Vieira propiziò anche l'autorete di Rocha. Qui Merlim per Patias, si fa vedere Giasson, il pallone è per lui, Lima, ancora Giasson, Merlim, palla in fallo laterale. Stanno difendendo bene i macedoni, noi non troviamo lo sbocco offensivo, giriamo palla orizzontalmente ma non troviamo la profondità e questo favorisce i nostri avversari sicuramente sul piano difensivo. Qui la palla recuperata da Patias che non ci pensa due volte, il palo colpito da Patias, non c'è stata deviazione di Petrovski perché la rimessa laterale per la Macedonia, Italia vicinissima al raddoppio con questo destro di Patias che colpisce il palo alla sinistra di Petrovski. È stato pericoloso ma poteva avanzare sicuramente, aveva lo spazio per guadagnare altri 3 o 4 metri e caricare meglio la conclusione, è stata affrettata qui la conclusione da parte di Patias.
Lima la battuta del corner, perché l'Italia poi ha recuperato subito il pallone, ha guadagnato un calcio d'angolo, ora guadagna rimessa laterale per la deviazione di Leovski sul destro di Patias, che ci ha provato ancora dalla lunga distanza, rimessa in favore dell'Italia nella metà campo della Macedonia quando manca 1 minuto e 39 secondi al termine, dunque meno di 100 secondi al termine del primo tempo. Italia avanti 1-0, Patias fermato in fallo laterale dal capitano macedone Leveski. Jasson alla rimessa laterale, ancora in zona d'attacco per l'Italia, però va all'indietro da Merlim. Jasson, allora Merlim punta Krestevski, poi Lima dentro per Patias, deviazione di Leveski, palla in calcio d'angolo. Vedi, in quella posizione in cui è partito Merlim devono lasciare libera la fascia laterale, devono dargli l'opportunità di scegliere il lato dove andare, perché Merlin può rientrare o andare sulla parallela, così facendo lo obblighi praticamente ad andare in centro dove lo aspettano i compagni di squadra del marcatore. Palla giocata ora dalla Macedonia con Marino De Sousa, fermato da Lima, Mammarella, Patias, Jasson, Merlim, portapalla, non ha nessuno che lo va a contrastare, allora va da Jasson, entrati nell'ultimo minuto, ancora Jasson, Patias, Lima, c'è spazio per il sinistro, lo finta, poi va da Merlim, Merlim si accentra, rientra, ancora Merlim per Lima, Jasson, e poi la rimessa laterale per gli azzurri per l'intervento di Marigno. Dobbiamo sfruttare di più le possibilità di Merlim per attaccare. Dobbiamo isolarlo. Ecco qui nell'uno contro uno. Merlim, Patias. Ancora Lima per Patias. Vediamo se c'è tempo per un'ultima conclusione degli azzurri. Il tempo c'è anche, 24 secondi al termine. Patias, Jasson. Quasi un'azione, un'ultima azione del basket con gli azzurri che vogliono andare all'ultimo tiro, allo scadere dei 24 secondi. Qui calcio di punizione in favore dell'Italia a 11 secondi dal termine. Sì, però non riusciamo proprio ad affondare, non riusciamo ad andare, ecco qua forse, uno contro uno. Merlim finta al destro, finta ad andarsene sul destro, poi con il sinistro la parata da parte di Petrovic che va alla conclusione e c'è la presa di Mammarella proprio sulla sirena, dunque si va negli spogliatoi con l'Italia in vantaggio sulla Macedonia per 1-0, decide per il momento il gol realizzato al nono minuto di gioco da Romano. Noi ci fermiamo per la pubblicità, torneremo per il secondo tempo. Risultato del primo tempo della partita Italia-Macedonia, 1-0 per l'Italia. Fra poco il secondo tempo, li vogliamo più calorosi che mai.
Istituto Comprensivo Dominari si esibiranno percussioni e ballo. Facciamo un applauso a questi ragazzi. Thank you.
applauso, applauso alla scuola C Dominani, scuola media Ungaretti. Dunque è iniziato il secondo tempo di Italia-Macedonia, calcio d'avvio della ripresa battuto dagli azzurri che in questo secondo tempo attaccano da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Si riparte dal vantaggio per 1-0 dei campioni d'Europa firmato Romano dopo 8 minuti e 52 secondi nel corso del primo tempo. Merlim alla rimessa laterale, serve Lima. Italia che è rientrata con 4 quinti del quintetto che aveva iniziato la sfida, c'è soltanto Vieira al posto di Patias, l'unica novità rispetto ai 5 giocatori che hanno cominciato il primo tempo. Merlim proprio per Giapa Vieira che torna dal giocatore ex luparense attualmente allo Sporting Lisbona. Vieira, il gol del raddoppio dell'Italia dopo appena 43 secondi con Giapa Vieira, gran gol. Gran gol del fenomeno e credo che è importante questa mossa di Roberto Menichelli di inserire Giapa Vieira nel quartetto titolare. Non era soddisfatto di Patias, probabilmente ha sentito immediatamente questa fiducia il fenomeno
e ha subito una gran giocata da Giapaviera e palla in rete. Dunque il raddoppio dell'Italia è importantissima, anche la differenza reti, la Slovacchia ha vinto con due gol di scarto contro la Moldova, l'Italia che ha il vantaggio oltre a quello di ospitare questo main round, questo gruppo 7 del main round, anche il vantaggio di giocare sempre la seconda partita in ciascuna giornata, dunque anche domani l'Italia giocherà contro la Moldova conoscendo già il risultato della sfida tra slovacchi e macedoni, e dunque potrà anche farsi due calcoli la nazionale di Roberto Menichelli, che vedete ora inquadrato. Anche se impallato da Patias, che si era alzato dalla panchina, ora si è rimesso seduto. Si stanno scaldando Calderolli, Canal, De Luca e Leggero. Palla giocata ora da Levski, anche se poi insomma l'Italia ha pochi calcoli da fare, siamo i campioni d'Europa, Massimo, e dunque dobbiamo cercare di vincerle tutte, insomma, facendo pochi calcoli, anche se si può sempre meglio arrivare alla sfida decisiva, la terza giornata contro la Slovacchia, quella che dovrebbe essere la sfida decisiva, vista anche il valore degli slovacchi, con insomma, anche la possibilità di poter contare anche sul pareggio, no? Ma quello sicuramente, però qui è indicativa questa sostituzione iniziale di Cilitorno di Giapaviera con Patias al posto di Patias, perché Patias non stava dando la profondità giusta, perché noi scaricavamo il pallone sul pivot e lui la rimandava immediatamente indietro, così facendo non consentiva alla squadra di avanzare. Evidentemente Menichelli ha visto quello che avevamo visto anche noi. Attenzione, il gol del 3-0 realizzato da Merlin sul calcio d'angolo di Ercolessi, e dunque al terzo minuto della ripresa, dopo 2 minuti e 14 secondi per l'esattezza, l'Italia triplica con Merlin. E si è sbloccata la nazionale italiana, sai, anche psicologicamente il secondo gol ha tramortito i macedoni. Qui errore clamoroso nella disposizione a zona della difesa della Macedonia sull'angolo dell'Italia, e gioco da ragazzi per Merlim con la sua classe e la sua tecnica a mettere il pallone dentro. Eh sì, errore anche abbastanza grave del capitano macedone Levski, che pure era stato tra i migliori nel primo tempo per la Macedonia. Ma io stavo, per fortuna non l'ho detto, stavo elogiando la fase difensiva della Macedonia nel primo tempo, che era stata ottima, e invece l'Italia qui ha preso il sopravvento con la sua classe. Ma ripeto, è stato fondamentale il gol di Giapaviera per liberare le paure dell'Italia, ma soprattutto per minare la fiducia da parte dei macedoni in questa partita. Palla in fallo laterale, anzi c'è il primo fallo della ripresa, lo ha commesso l'Italia. Nel primo tempo soltanto 3 falli, 2 della Macedonia e 1 dell'Italia. Sì, ma a livello internazionale ormai il numero dei falli si è abbassato notevolmente, sanno perfettamente i giocatori che l'arbitro fischia qualsiasi cosa, per cui fanno molta attenzione nella pressione. Rispetto al campionato italiano c'è più attenzione. Palla giocata all'indietro per Marigno, Agusci, Mizewski. Però Mizewski fermato da Lima parte in contropiede, poi prova a fermarsi, Mizewski ritorna sul capitano azzurro e li porta via il pallone. Marigno, grande accelerazione centrale, Marigno ancora prova a sfondare centralmente, Mammarella non la tiene, attenzione, il tiro, il gol della Macedonia con Mizewski, il gol dell'1-3 realizzato al quarto minuto, 3:23 sul cronometro. Stiamo rivedendo il tiro pericoloso di Marigno, sembrava poter bloccare il pallone, Mammarella non ci riesce, poi arriva Mizewski e realizza, anche grazie all'intervento di Gligorov che ha impedito la presa in due tempi a Mammarella. Sì, bisogna dirlo, insomma, Mammarella molto incerto in questa occasione, così come lo elogiamo quando para praticamente tutto. Adesso bisogna anche dire che qua ha perduto un pallone facile, poi è stato poco reattivo oltretutto sulla seconda palla, la palla che aveva perso lui. Attenzione,
Qui si è un attimo rilassata la nazionale italiana, errore assolutamente da non commettere. La parata di Mammarella, poi il colpo di testa con palla in fallo laterale. Agusci dentro, si chiude bene Canal, la difesa italiana con Canal, a differenza di quanto fatto dalla Macedonia in occasione del gol del 3-0 di Merlim. Qui Marigno ci prova con il sinistro, palla sul fondo, sembra ora che non ha più nulla da perdere la Macedonia, sembra aver preso coraggio e insomma sta dimostrando di poter se non tenere testa ai campioni d'Europa, comunque di poter fare la sua partita. Ma guarda, secondo me siamo andati un po' in confusione noi, anche qui abbiamo visto leggero un errore abbastanza banale che poteva costarci caro. Ci siamo rilassati dopo il 3-0, dopo aver sofferto molto nel primo tempo. Adesso questo gol probabilmente, attenzione qui, questo gol, scusa, finisco il discorso, potrebbe cambiare le carte in tavola, dare fiducia alla squadra macedone e soprattutto farne perdere a noi. Dunque un attimo di rilassamento per l'Italia, è subito pagato lo scotto. La squadra campione d'Europa ha abbassato un attimo la guardia, ne ha approfittato la Macedonia che ancora ruba palla. Agusci ora per Mizevski. Agusci prova a tornare da Mizevski, palla troppo lunga, quella di Mizevski, un gol ma a suo modo storico perché è il primo gol realizzato dalla Macedonia contro l'Italia, del resto c'era soltanto un precedente, l'abbiamo ricordato prima, con il successo per 5-0 degli azzurri. Questo 4-0 non funziona, non abbiamo profondità e loro sono molto più aggressivi perché sanno che non c'è il pericolo davanti, rischiano qualcosa in più e noi non siamo perfettamente in linea, anche se adesso stiamo tentando di uscire dalla situazione tenendo bene il pallone, però soffriamo veramente tanto. Dobbiamo far rientrare immediatamente uno dei due pivot, in questo caso penso che sia Patias, dopo che è toccato a Japaviera all'inizio del secondo tempo. Per Merlim si è trattato del secondo gol qui al Palaflorio dopo quello realizzato contro il Montenegro nella seconda giornata del gruppo 1 di quel main round di qualificazione agli europei del 2014, poi vinti dagli azzurri. Pronti Giasson e Patias a bordo campo. De Luca, palla per Canal, Calderolli, ancora Canal, De Luca per Leggero, Calderolli all'indietro, fa girare palla l'Italia, prova ad attirare fuori dalla propria metà campo la Macedonia. Leggero, Canal si ferma, Canal rinuncia ad affondare sull'out di destra, ora si va a sinistra da Calderolli che vuole tornare da Canal, lo ha già visto Canal sulla parallela per Leggero. Leggero, la conclusione smorzata dalla deviazione di Krestevski e bloccata da Petrovski. Quindi non riusciamo più ad affondare. All'inizio della ripresa andavamo subito sul pivot ed eravamo molto più offensivi, adesso stiamo soffrendo davvero soprattutto nell'impostazione di gioco. Attenzione, qui è bella palla rubata. De Luca a terra, De Luca, non c'è fallo, c'è rimessa dal fondo per la Macedonia, in assoluto per Merlim, si tratta del 13° gol in 42 presenze con la nazionale, mentre per Japaviera è il primo gol in azzurro in 5 presenze. Adesso un ottimo quartetto, molto equilibrato in campo, con Giasson che può fare l'ultimo, Calderolli e Canal, i due laterali, con Canal leggermente più offensivo di Calderolli e Patias davanti, vediamo se cambia qualcosa. Ripreso il gioco, siamo al 7° della ripresa, 3-1 per gli azzurri con lo stesso punteggio. La Slovacchia ha battuto la Moldova nella gara che ha inaugurato questa mattina questo gruppo 7 di qualificazione ai mondiali del 2016, mondiali che si disputeranno ancora, come
nel 2012 in Thailandia con 24 nazionali ammesse alla fase finale, 7 delle quali europee. Patias all'indietro per Jasson, Calderolli vuole il destro, ma la palla ha varcato la linea laterale, ha cercato Canal sul secondo palo. Calderolli si riprenderà con la rimessa laterale in favore della Macedonia con Levski, il capitano, al settimo minuto del secondo tempo. Qui palla persa dalla Macedonia, Patias non ci pensa due volte, tira, ma ancora una volta poteva avanzare il pivot del Benfica, invece ha provato il destro di prima intenzione. Ha calciato anche bene, ma come stavi giustamente sottolineando tu, attenzione, il Patias, il miracolo di Petrovski, ma Patias da lì deve segnare, si è divorato il gol del 4-1 e ancora stavolta è strepitoso Petrovski, ancora su Patias che ha colpito anche un palo nel primo tempo. Qui è stato bravo nella precedente occasione, qui veramente ha calciato con poca intensità, attenzione all'angolo, vediamo. Patias, Canal, il 4-1 è di Canal, ma Patias, serve un grande assist per Canal all'ottavo minuto del secondo tempo, 7-13 sul cronometro, l'Italia allunga ancora. Sì, ma era prevedibile, l'avevamo detto, un buon quartetto questo, è cambiata completamente la musica quando è entrato questo quartetto. Avere un riferimento offensivo significa dare meno possibilità agli avversari di aggredirti, perché sai che ti puoi appoggiare sulla profondità, e quello è successo immediatamente, è cambiata completamente l'assetto della squadra, è cambiato con l'ingresso in campo di Patias e Jasson, e due laterali che sanno fare bene le due fasi come Canale e Calderolli. E adesso insomma abbiamo riallungato, ma soprattutto abbiamo ripreso in mano il pallino del gioco. Rimessa laterale in zona d'attacco per la Macedonia quando mancano 7 minuti, mancano 12 minuti e 34 secondi al termine, se ne sono andati 7 minuti e 28 secondi ora sul cronometro. Italia in vantaggio per 4-1. Petrovic, palla poi giocata per Levski che prende in contropiede Petrovic, era partito Marinho de Sousa, rimessa laterale all'altezza della linea mediana del campo per gli azzurri. Ma al di là del gol che come al solito è nato su una palla inattiva ben preparata dalla squadra di Menichelli, dobbiamo sottolineare che da quando è entrato il quartetto ci sono state tre grandi occasioni per Patias, una dietro l'altra, e insomma per tanto tempo ancora bellissima questa combinazione, però qui Murillo non aveva capito le intenzioni di Patias. È una squadra che cambia quando gioca al pivot e quando lo sa fare bene, lo abbiamo visto sia con Giappa Vieira sia in questo frangente con l'ingresso di Patias. Romano, Murillo, palla ancora per Romano, Jasson, Murillo, Ferreira, Patias all'indietro, regala ora palla alla Macedonia, Marinho, gioco di gambe e poi va giù, c'è fallo da parte di Patias, secondo fallo per gli azzurri in questa ripresa nel primo tempo, un solo fallo commesso dall'Italia contro i due della Macedonia, fallo che è costato il cartellino giallo a Lima, peraltro giusto per un fallo tattico, e ha interrotto una ripartenza che poteva essere pericolosa per la Macedonia. Il capitano azzurro ammonito al 14° del primo tempo. Anche questo di Patias è un fallo tattico, anche se non meritava il giallo, giustamente l'arbitro non l'ha sanzionato, però abbiamo perso una palla in maniera ingenua in questo giro palla. Dobbiamo un po' sfruttare anche l'ampiezza del campo, a mio avviso stiamo giocando un po' troppo stretti con questo giro palla e possesso palla, poi dobbiamo aprire però il campo. Conclusione deviata in calcio d'angolo dalla barriera azzurra sul tiro di Marinho. Ancora Marinho dentro, attenzione, qui si distrae l'Italia, poi parte però in contropiede con Patias, grande palla per Jasson, Jasson invece di andare alla conclusione con il destro prova a rientrare sul sinistro, fermato da Levski. Qui stiamo rivedendo questa ripartenza degli azzurri che in precedenza però con Gligorov hanno rischiato davvero, lasciando solo il numero 5 della Macedonia.
Sì, qui l'errore lì è stato da parte di Romano, che si è fatto ingolosire dal fatto che c'è stato un taglio finto. Lui ha seguito, doveva rimanere a zona, ha liberato quella zona di campo nel quale si è inserito l'attaccante Macedone, che a quel punto poteva veramente fare gol facile. Romano per Patias, porta palla, punta Marigno, Patias se ne va, va alla conclusione poi deviata proprio da Marigno De Sousa in calcio d'angolo, corner per gli azzurri al nono minuto della ripresa. Adesso mancano 11 minuti, dobbiamo anche gestire la situazione, ricordiamoci che, attenzione, la conclusione di Romano che va vicino alla doppietta, palla che termina sul fondo senza deviazione, rimessa per Petrovski, lo stiamo rivedendo con Vincenzo Belli. Ma veramente molto molto bene qui, ha incollato perfettamente il pallone, non ha trovato la porta di pochissimo, bene ancora una volta Romano, anche se nella precedente occasione, ripeto, ha sbagliato il movimento difensivo. Marigno ancora, palla sulla parallela con Patias che anticipa Leovski e spazza senza badare troppo alla forma in fallo laterale. Intervento efficace quello del pivot del Benfica, che tra l'altro affronterà in Final Four di UEFA Futsal Cup, dove c'è anche il Pescara. Dunque, tra i 5 del Pescara e Patias del Benfica ci sono 6 giocatori dei 14 convocati da Roberto Menichelli per questo main round, che insomma parteciperanno alla Final Four di UEFA Futsal Cup. Bellissima palla rubata da Leggero. Leggero sfiora il gol del 5-1, si fa anche male Leggero, attenzione, non so se nel contrasto con l'avversario oppure cadendo sul parquet del Palaflorio, aveva dato anche l'illusione del gol agli studenti che sono nella tribuna, che siedono nella tribuna alle nostre spalle. È stato bravissimo perché ha letto bene la situazione sulla pressione di Giasson, è andato in anticipo, ha visto che la palla era coperta, è andato ad accorciare, il passaggio era pigro, la trasmissione era pigra, l'ha rubata, però poi qua deve far gol, ha aperto troppo il piatto e ha messo il pallone fuori, però rimane un giocatore molto intelligente tatticamente, Leggero, nella lettura delle situazioni. È stato il numero 3 Ismaili ad andare a contrastare Leggero, che è ancora a terra, mancano 10 minuti e 16 secondi allo scadere di questo match, di questa prima gara dell'Italia nel gruppo 7 del main round di qualificazione ai mondiali del 2016 in Colombia. Si è rialzato Leggero, che ora esce dal campo. Al suo posto è già pronto a entrare Ercolessi. Speriamo niente di importante, anche perché è un giocatore molto interessante ed utile, del quale Menichelli non può fare a meno. Marigno De Sousa, il pallone per Leovski, all'indietro per Udo Valiev, che non può prendere il pallone, è entrato al posto di Petrovski il secondo portiere Udo Valiev. Palla giocata ora da Lima, che si accinge al calcio d'angolo. Ercolessi, la conclusione che termina alta sopra la traversa. Movimento perfetto da parte dei due azzurri che hanno tagliato, che erano probabilmente Romano e non ho visto bene l'altro. Ercolessi è andato a impattare, bravo qui Giapa a sporcare questo pallone. Palla di Mizewski, poi il lancio di Agusci che termina in fallo laterale, la rimessa è per l'Italia. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, 9 minuti e 48 secondi al termine. Lima, Vieira, si gira Vieira, poi la conclusione, la posizione defilata, bloccata nei due tempi da Udo Valiev. Mammarella per Ercolessi. E adesso però siamo proprio padroni della partita, gestiamo bene ogni tipo di situazione,
non abbiamo più preoccupazioni. Gran palla qui cercata nel taglio di Lima da Sergio Romano. Marinho de Sousa, la conclusione del brasiliano naturalizzato macedone con il pallone che colpisce l'esterno della rete. Non c'è deviazione, rimessa già effettuata da Mammarella. Merlim